Giro di boa del KZR Championship sul Cogis Kart di Corridonia, teatro del quarto appuntamento stagionale sotto lo sguardo vigile dello staff Demo Race, società sportiva promotrice della National Series di Rental Racing con Egidasi. Sul tracciato a pochi chilometri da Macerata, il pilota marchigiano Mattia Amabili si aggiunge al solito gruppo della Next Generation, categoria dedicata ai più giovani con età compresa tra gli 8 e i 12 anni, chiamati a salire a bordo di kart due tempi Rotax Mini. Tra questi non manca il leader di campionato Francesco Contaldo, reduce dal convincente successo di Pomposa con pole position e doppietta in gara, così come tornano alla carica gli inseguitori Alessandro Tersigni, Andrea Tancredi, Edoardo Cimino ed Alessandro Angelini. L'abruzzese col dente avvelenato dopo essere stato relegato in seconda la tappa precedente senza possibilità di proseguire la striscia positiva avviata a Trevi, già in qualifica dimostra di avere un passo migliore rispetto al resto del gruppo, escluso ancora però proprio il numero 4 del Ricchis Academy. Contaldo è infatti polmen assoluto, già solo con il tempo delle Q1 chiuso con uno straordinario 50.695, crono distante addirittura quasi 5 decimi da quello di Angelini di nuovo secondo. Terzo piazzamento in griglia conquistato dal movimento Amabili, anche lui con il best del primo turno di qualifiche mentre sfruttano le Q2, Tancredi e Tersigni per anticipare Cimino, sesto in partenza. Lo start di gara 1 è quindi l'occasione giusta per riprendere la sfida al vertice e porta Angelini ad una momentanea rivincita con il bel sorpasso in uscita da curva 1. Benissimo fa anche Tersigni salendo in terza posizione, mentre fa il percorso inverso Amabili scivolando ultimo. Con il marchigiano fuori dai giochi si aprono quindi le porte per il 96 verso la bagarre per il podio proprio con Tersigni, che si difende e contiene l'avversario non senza difficoltà. Quanto alla vittoria invece, Contaldo dopo una prima fase di riassestamento a metà gara torna negli scarichi di Angelini ma senza riuscire a sferrare l'attacco decisivo. Il pilota dell'Abruzzo Corse festeggia quindi la seconda vittoria individuale in stagione e si candida come alternativa per la Next Generation. Il numero 11, avendo già completato lo scarto stagionale per l'assenza di Latina, è infatti obbligato a fare sempre risultato utile per non perdere la corsa al titolo, e la partenza in prima posizione per gara 2 può porre le basi giuste in questo quarto appuntamento del 2024. Angelini lo sa e resta ben concentrato nei primi giri, scappando via seguito proprio da Contaldo e Tersigni. In quarta invece Tancredi registra il best lap e si avvicina al gruppetto di testa, dando nuovamente filo da torcere al pilota del DBF Motorsport, ancora costretto sulla difensiva. Si rinnova anche il duello per la prima posizione, che vive però le fasi cruciali solo ed unicamente all'ultimo giro. Cimino attardato per un testa coda si ritrova in posizione scomoda per il doppiaggio ed induce Angelini all'errore, con un clamoroso capovolgimento di fronte che porta il vincitore di gara 1 a vedersi sfilare via la doppietta proprio nelle battute finali. Con anche la beffa della penalità per spoiler anteriore ribassato, Angelini chiude addirittura quinto dietro Amabili, offrendo l'assist perfetto a Contaldo che, nonostante anche lui subisca l'episodio della bandiera blu, riesce a fare punti preziosi. La vittoria di gara 2 va infatti a Tancredi, astuto nel capire il momento senza accontentarsi della seconda posizione quando al photo finish beffa un Contaldo già con le mani al cielo. Per 19 millesimi appena è l'outsider a strappare il primato con il numero 4 che si consola ugualmente pensando alla classifica di giornata. Il secondo posto di gara è infatti sufficiente a vincere la tappa di Corridonia beneficiando della pole position con cui migliora il pari merito chiuso proprio da Tancredi, secondo sul podio della Next Gen. Categoria completata dallo scontento Angelini che comunque si avvicina al podio stagionale, ipotecato da chi ha però una tappa in più a referto. Tancredi e Tersigni risultano infatti a quota 174 punti, solo 20 in meno del confermato leader di campionato Francesco Contaldo, al secondo successo personale consecutivo in quest'annata del KZR Championship. La prima gara ho beccato il kart che non andava tanto, me la sono lottata, poi alla seconda gara ho beccato un'altra volta il kart che non andava, però poi Angelina ha preso il doppiato e io ho fatto secondo, però poi Tancredi mi ha superato per 19 miliardi e questa gara la dedico a Dorso. Gare entusiasmanti e mai banali per la Next Gen, che tornerà protagonista al GP5 di Arce sul circuito internazionale Valle dell'Iri, che ospiterà il KZR Championship nel weekend di fine giugno per apporre un altro tassello fondamentale nella corsa al titolo di campione nazionale.